Immaginate un mondo nel quale la scienza è riuscita a provare empiricamente l'esistenza della religione, individuando nello spazio profondo il contenuto delle sacre scritture. Questo è il mondo in cui è cresciuta May, la protagonista di Jet the Far Shore, una anacoreta la cui vita è stata interamente votata alla sfera spirituale. La dottrina è quella di Zosi, profeta venerabile che in passato mise per iscritto in una raccolta di saghe le sue visioni relative all'Onda Maestra, entità divina che avrebbe guidato l'umanità verso la Terra Promessa, un santuario frondoso sulla sponda più lontana delle stelle. La comunità scientifica ha poi individuato il segnale radio emesso dall'Onda Maestra intento a vagare nell'universo, per poi localizzare un pianeta perfettamente corrispondente alle descrizioni presenti nelle saghe. Questo evento ha indissolubilmente intrecciato il mondo della scienza con la sfera spirituale, spingendo l'umanità intera a lavorare verso un unico scopo comune: realizzare le profezie emerse dalle sacre scritture. Lasciandosi alle spalle la famiglia, i legami, i sogni di una vita normale, l'anacoreta May e gli altri scout selezionati sono costretti ad abbandonare al suo destino un pianeta natale pesantemente post-industrializzato e ormai tenuto sotto scacco da un misterioso evento apocalittico, portandosi a bordo di una navicella spaziale le preghiere e le speranze dell'intera specie. Sono queste le fondamenta da cui spicca il volo Jet the Far Shore, una lirica sci-fi che vive della mescolanza fra misticismo e scienza, due rette parallele che si intrecciano lungo il maestoso fondale dello spazio profondo. Un'opera forte nelle immagini, devastante nei suoni, profonda in alcuni messaggi, ma altrettanto profondamente segnata da un sentimento che fa male riscontrare nell'orbita dello sviluppo di videogiochi: la paura. Perché Jet the Far Shore ci prova in tutti i modi, tenta con tutte le sue forze di risultare un videogioco normale, ma è più che mai evidente che quella non sia la sua vera natura. Una crisi d'identità, questa, che porta la parabola a diventare discendente, condannando una grande storia a spegnersi lentamente sotto le stelle di un cielo sconosciuto. May e gli scout decollano omaggiati da una folla in religioso silenzio. Da quel fatidico momento trascorrono 1000 anni durante i quali l'equipaggio conduce la nave madre nell'orbita della sponda lontana, ovvero il pianeta che ospita il misterioso segnale dell'Onda Maestra. Con il resto della specie ormai estinta, il gruppo di esploratori sale a bordo di 3 navicelle jet per gettarsi fra gli tsunami degli oceani in cerca di Thor, il mitologico monte che dovrebbe ospitare la divinità. È allora che il videogioco di Super Brothers e Pine Scented Software alza il sipario sul suo gameplay dalla duplice natura. Da una parte bisogna navigare, combattere e sopravvivere a bordo del piccolo shuttle jet, vivendo una seconda vita sulle ali del vento, confrontandosi con una struttura atmosferica e morfologica ostile, con la spietata catena alimentare del luogo e soprattutto con i misteri del nuovo sistema stellare. Dall'altra, invece, bisogna interagire con ogni singolo membro della spedizione e resistere fino allo stremo per portare a termine le direttive di Yao, la sovrintendente del progetto che orbita attorno al pianeta mantenendo in sicurezza le prossime generazioni di esseri umani. Ciò significa adempiere tutte le profezie del profeta Zosi, tramutando la sponda lontana in una terra promessa da poter finalmente chiamare casa. La maggior parte del tempo sulla sponda lontana si trascorre a bordo del jet assegnato a May, che diventa come una seconda pelle essendo il principale strumento di interazione con il mondo sconosciuto. Le traversate costituiscono la spina dorsale dell'esperienza e si impara presto a godersi ciascun volo radente in mezzo alla spuma dell'oceano in tempesta, padroneggiando gli avvitamenti, i balzi, le derapate, tutte le manovre che uno scout professionista dovrebbe far proprie il prima possibile. Dopodiché c'è tutto un sottobosco di meccaniche che governano ciascuna interazione con il mondo di gioco e che, facendo affidamento sullo scanner e sul rampino integrati nel jet, tentano di abbozzare un timido sistema d'azione e di combattimento. È lì che iniziano i problemi, perché i sistemi del jet sono tanto validi quando si tratta di spostamenti, quanto traballanti quando si tenta di fare qualsiasi altra cosa, come ad esempio mettere fuori gioco una creatura aliena o più semplicemente liberare un sentiero bloccato. Così entra in scena la crisi d'identità di cui abbiamo parlato in precedenza. Jet the Far Shore si presenta e si comporta come un'opera fortemente contemplativa, votata a comunicare con grande rispetto quella che deve essere la pura esplorazione interstellare. E non a caso ricorda molto il film Interstellar. E poi accade che Jet si perde nel tentativo di mettere in scena un videogioco tradizionale, fatto di enigmi, combattimenti e interazioni che non riescono assolutamente a tenere il passo con la straordinaria ispirazione artistica.
Perché Jet scaturisce da un soggetto a dir poco brillante, può contare su una concept art superlativa, per non parlare della colonna sonora d'antologia, elementi che sfortunatamente finiscono per mettere in ombra tutto il resto. Neppure la narrativa si salva completamente, perché i mille e più interrogativi che emergono durante l'avventura si devono scontrare con un finale intimo che non riesce ad esprimere al meglio la carica di significati del progetto. Diviso in quattro atti che complessivamente raggiungono una durata di circa una decina di ore, Jet the Far Shore è dunque spaccato a metà fra una componente di scoperta e di traversing ben caratterizzata e fortemente valorizzata dai comparti artistico e sonoro, tanto che all'inizio il gioco poteva apparire come un nuovo Death Stranding, e poi un onnipresente lato action molto meno sicuro di sé che porta a combattere Griefer, Kolos e altre creature aliene tramite un sistema interattivo ridotto al minimo. I grandi punti di forza dell'esperienza risiedono altrove, sul fronte artistico ad esempio, con un reparto che fin dai primi battiti è capace di lasciare a bocca aperta nella resa delle tecnologie retrofuturistiche, nella messa in scena del pianeta sovietico da cui proviene May, così come nelle illustrazioni religiose, nei simboli e nei costumi derivanti dalla dottrina, che sposano la fantascienza con un affascinante gusto mistico. Della colonna sonora poi abbiamo già parlato, è lei che basta di per sé a conferire all'intero progetto l'aura della grande odissea spaziale, caricando ogni momento a partire dal primo decollo di tensione e di epicità, e forse anche sovraccaricandoli dal momento che sarebbe stata tranquillamente degna di un Colossal. Insomma, Jet the Far Shore è l'esempio perfetto del titolo che spinge ad esprimere un parere critico a prescindere dai risultati, perché fin dai primi istanti è chiaro come il sole che abbia tutte le carte in regola per puntare in alto, per elevare ancora una volta la filosofia di design scaturita dal mercato indipendente. E poi arriva un momento in cui inevitabilmente ci si trova a fare i conti con il fatto che sia un normale, tradizionalissimo videogioco fatto di sistemi dissonanti che faticano a mettersi al servizio dell'essenza dell'opera. Ciò ovviamente significa anche che il progetto è carico di una serie di valori intrinseci che non si possono ignorare, valori che rischiano facilmente di diventare abbaglianti al punto da oscurarne le dissonanze. Alla fine quella di May si rivela una storia di sopravvivenza operaia che si presta a diverse letture, ma invece di soffermarsi su ciò che è stata, capita che si finisce a pensare a cosa avrebbe potuto essere. Perché è evidente che i ragazzi e le ragazze di Super Brothers e Pine Scented Software non abbiano granché da migliorare, sono già più che pronti per fare molto, molto di più.